Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ebbene sì, ci sono tante novità di cui dobbiamo discutere oggi, perché ovviamente è uscita la nuova versione di gioco e con la nuova versione di gioco ovviamente sono state introdotte tutte quelle novità che c'erano state promesse ovviamente sia dal data mining e ovviamente anche dai vari trailer che sono usciti durante questi giorni. Ci sono veramente tante novità. Partiamo dal fatto che per l'appunto la versione modificata 1.3.30 presenta comunque diversi miglioramenti, presenta diverse robe, tra cui cominciamo parlando della campagna del rilascio del gioco dei 100 giorni. Quindi festeggiamo dopo i 77 giorni anche i 100 giorni di fuoriuscita del gioco. Infatti, come potete notare, da questo momento in poi avremo la possibilità di ottenere fino ad un totale praticamente di 150 multisummon, che sarebbero praticamente 10 daily free per 10, più ovviamente i ticket che avremo la possibilità di ottenere, quindi un totale di 150 volte. Qui diciamo che sono praticamente unite, ma avremo la daily free che sarà possibile fare ogni giorno e poi 50 ticket che verranno dati durante durante la campagna. Infatti, come potete vedere, avremo praticamente il rilascio di 10 summon che partiranno già da oggi in maniera totalmente gratuita e, come potete notare, avremo 1500 gemme come regalo subito, quindi per la celebrazione di questi 100 giorni di gioco, e poi successivamente avremo altri 1500 gemme durante i vari login. Quindi ogni volta che entreremo in gioco avremo sempre piccole ricompense che in totale accumuleranno 1500 gemme. Successivamente avremo praticamente la possibilità di avere il level up facilitato, comunque avere un bonus per quanto riguarda il level up per quanto riguarda tutti i personaggi durante questo periodo di tempo, che va sempre ovviamente da oggi, che sarebbe appunto il 15 dicembre alle 3 di notte, fino praticamente al 29 dicembre, sempre alle 3 del mattino. Avremo la possibilità anche di collezionare 50 draw ticket e 100 ticket per i personaggi nello specifico. Questi ticket, a dire la verità, mi suonavano più come un campanello d'allarme per il nuovo personaggio, se devo essere sincero. Invece purtroppo non abbiamo la possibilità di avere un nuovo personaggio, almeno per il momento. E quindi avremo 100 ticket per personaggi specifici e 50 ticket in generale, con le missioni che completeremo durante tutto questo periodo. E successivamente avremo anche un banner speciale da 3000 gemme rosse che potrà essere utilizzato 3 volte, quindi potrà essere pullato 3 volte, dove tutte le armi saranno minimo 4 stelle e una 5 stelle minimo garantita. Quindi sono comunque degli ottimi banner sia per fare weapon parts e sia ovviamente per tentare la fortuna e beccare più armi 5 stelle. Successivamente abbiamo i vari pacchetti che verranno rilasciati all'interno dello shop, che adesso andremo magari anche a vedere nel dettaglio, e per il momento basta così. Questo è tutto ciò che avremo nella campagna dei 100 giorni. Nuovo banner che invece presenta le armi di Zack e Matt, quindi nuova accoppiata per festeggiare, diciamo, sia il nuovo capitolo che vedrà ovviamente Zack come protagonista, ma abbiamo anche Matt, che è fondamentalmente un buon supporto, chiamiamolo così, e che effettivamente riceve una nuova arma. Andiamo a vedere le armi nel dettaglio, che sono praticamente quella di Zack, la Twinkling Star,
e poi invece quella di Matt, la Bramble Spine. Spine in questo caso. L'arma di Zack è un'arma non elementale, abbastanza strana come scelta. Anche quella di Matt è un'arma non elementale, ma quella di Matt diciamo che è una sostituzione, o comunque può essere una sostituzione di quella di Glenn, della Pumpkin di Glenn, quella di Halloween in questo caso, e quindi potrebbe dire la sua in un certo senso, no? Per quanto riguarda Zack, che cosa dobbiamo dire? Per quanto riguarda Zack, abbiamo un'arma che ad Overboost 10 raggiunge un 540% di danno non elementale fisico, che riduce al tempo stesso la difesa, l'attacco magico del nostro avversario. E inoltre, quando gli HP sono al di sopra del 50%, riduce anche la difesa fisica. Quindi stessa arma di Sephiroth, per dire, però in questo caso single target. Quindi abbiamo la possibilità di ridurre attacco magico e difesa fisica. Non so se effettivamente sono attacco fisico, forse, ma è scritto sbagliato. Non mi sorprenderebbe la cosa, però in teoria dovrebbe essere attacco magico e difesa fisica, quindi un'altra arma che fa 2 in 1, a differenza di Sephiroth che comunque faceva che abbassava l'attacco fisico e l'attacco magico. Qui abbiamo un altro 2 in 1. Mentre invece per quanto riguarda Matt, abbiamo la possibilità di incrementare l'attacco fisico di un alleato singolo e curarlo di una piccola porzione dei suoi HP e garantire regen. Quindi un'altra arma di buff che potrebbe essere comoda, ovviamente, se utilizzata all'interno di un team fisico, però ovviamente bisognerebbe un attimino capire se queste armi di tipo buff effettivamente possano valerne la pena, perché al momento all'interno del gioco diciamo ci sono sì debuff che comunque si subiscono, però sono comunque debuff che fondamentalmente possono essere gestiti quasi. Quindi non so se queste armi di buff possono in un modo o nell'altro aiutare. Sono molto combattuto in questa cosa. Mentre invece per quanto riguarda le support materia, anche in questo caso le armi in featured avranno la possibilità di effettuare la cura estesa. Quindi già l'arma di Matt, per esempio, in questo caso prende un valore secondo me aggiuntivo, perché non solo vi consente di utilizzare Matt come ovviamente buffer, ma soprattutto vi consente di utilizzare Matt come curatore, perché potreste utilizzarlo come curatore, ma la seconda arma di Matt potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere l'arma che mette le protezioni, potrebbe essere un'arma offensiva, cioè trasforma comunque il personaggio di Matt in un support molto molto interessante. Successivamente abbiamo i nuovi vestiti, anzi il nuovo vestito in questo caso, che è quello di Zack, che sembra praticamente il presidente della Shira, vederlo così, molto, molto figo in realtà esteticamente questo vestito, dove abbiamo un boost HP e boost di abilità fisica. Quindi diciamo che è un costume, diciamo una ripetizione di costume, anche perché è vero che è diverso, ma è praticamente una riproposizione del costume di Halloween, dove Zack praticamente ha HP e attacco fisico aumentato. Qui abbiamo il boost fisico, che è diverso rispetto al boostare l'attacco. In alcuni sensi il boost di abilità fisica potrebbe anche risultare meglio, perché ha comunque delle percentuali più alte rispetto al solo potenziamento dell'attacco fisico, mentre invece il boost abilità consente all'abilità stessa, quando si raggiunge la full sinergia offensiva, di fare più danno. Quindi potrebbe comunque essere interessante, ma vedremo poi nel dettaglio. E vabbè, qui abbiamo le solite regole degli stamp, le solite regole del pool, quindi non penso di dover andare avanti. Qui ovviamente abbiamo il nuovo wallpaper aggiunto, che si sbloccherà con la seconda stella rossa
dell'arma di Zack. Successivamente banner, come vi stavo dicendo prima, limitato, che si può prendere solo tramite le gemme pagate, quindi le gemme rosse, si può pullare fino a 3 volte, dove avremo praticamente 4 stelle o più come banner, e un'arma 5 stelle garantita, minimo un'arma 5 stelle garantita. Ci saranno presenti tutte le armi del gioco fino a questo momento, tranne ovviamente quelle nuove dei banner di Natale e del banner di Zack, che in teoria è un banner che strizza l'occhiolino al nuovo capitolo e alla nuova summon. E poi vabbè, qui abbiamo tutti i vari pacchetti di gemme che sinceramente non ci interessa. Rilascio del capitolo, quindi nuovo capitolo per tutti, che è possibile giocare ovviamente in autonomia. Nuovi Criterion Dungeon che sono stati aggiunti, come la fabbrica abbandonata, dove sarà possibile ovviamente ritirare draw ticket, eccetera eccetera. Bisognerà aver completato ovviamente il capitolo 1 principale e il paragrafo 3-4 della storia di Final Fantasy 7 per poter sbloccare i Criterion Dungeon, quindi ovviamente se non l'avete fatto andate avanti con le storie. E successivamente abbiamo la Summon di Bahamut, che è praticamente stata aggiunta all'interno del gioco anche con un insieme di missioni. Finalmente abbiamo la trial di Bahamut, dove praticamente bisognerà fare un combattimento contro il nostro draghetto del cuore, e bisognerà fare attenzione all'abilità Mega Flare, che potrà effettuare fino addirittura al 6125% di danno non elementale magico a tutti i nemici. Ovviamente parlando di limit ability, si potrà affrontare tramite il contenuto in solo e summon quest, quindi vedete come potete fare, è possibile sbloccare il patto di Bahamut e la sua summon. Infatti non vedo l'ora di poterlo fare, perché Bahamut è comunque il mio, è la mia summon preferita in assoluto. Quindi dopo aver selezionato il patto, ovviamente potremo potenziare le nostre abilità, eccetera eccetera. Anche le armi di Bahamut sono state aggiunte, guardate che fighe le armi di Bahamut, dove avremo Matt e Tifa, che saranno i due personaggi a ricevere le armi di Bahamut, ovviamente ottenere anche la memoria di Bahamut per portarlo al massimo, e così come abbiamo fatto con le altre summon, probabilmente arriveranno anche le co-op in futuro. Incremento del level cap, questo già ne avevamo parlato con un po' di disappunto ovviamente tra i giocatori, quindi adesso il livello massimo non è più 60 ma è già il 65, e quindi da questo momento in poi sarà possibile poter livellare i personaggi e renderli più forti. Nuovi dungeon e nuove difficoltà che sono state aggiunte, ovvero la Abandoned Factory in difficoltà normale Very Hard, e invece la Sunsin Cave in Very Hard soltanto. Quindi di queste arriveranno poi ovviamente anche le guide sul canale, sperando di ricordarmene questa volta, perché ovviamente il mio focus principale al momento sarà farmare i personaggi, portarli al 65, poi successivamente farmare anche un po' la summon di Bahamut, giusto perché voglio avere Bahamut il più forte possibile, se riesco ovviamente, e poi mi dedicherò ai Criterion Dungeon. Sarà possibile ottenere nuove ricette in questo caso, che vorrei vedere effettivamente che nuove ricette avremo. Probabilmente, se non ricordo male, avevano detto che avrebbero aggiunto Haste o Slow, probabilmente una roba del genere, però andremo a vedere. E con queste sono finite le notizie. Andiamo a vedere un attimo effettivamente Summon Quest, dove dovrebbe apparire ora il nuovo Bahamut. Eccolo qui. Addirittura la normal 140.000, la hard 170, la very hard 200. Porca la miseria. Poi c'è addirittura la X di Bahamut e la X2 addirittura. Quindi diciamo cambio di metodologia per quanto riguarda la... Madonna, guardate che bello Bahamut, mamma mia. E poi le armi, Boost Magic Defense e Boost HP. Ruira Surge 320%.
Ok, anche in questo caso Rui Rasurge che riescono a buttare giù il sigillo abilità, quindi bisognerà breccare con le abilità il nostro amichetto. Sarà interessante da vedere in combattimento. Sono molto 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 curioso. Vedremo effettivamente come sarà. E andiamo a vedere invece i nuovi Criterion Dungeon. Ah, è che giustamente non me lo sblocca perché prima devo. Esatto, devo completare il capitolo di Crisis Core. Volevo vedere effettivamente le ricette, che ero sicuro ed ero anche curioso di vedere le ricette. La Sunsine Cave è già disponibile, invece, ovviamente, l'altra no, perché dovremo, esatto, sbloccarla qui per poterla poi fare. Quindi, tempo al tempo. Mentre invece, per quanto riguarda le Summon, abbiamo la Free. Che adesso andremo a fare per chiudere questo diciamo episodio di news. E qui invece abbiamo il banner che è possibile pullare per ben 3 volte e ottenere le varie armi. Poi vabbè, i ticket per il momento non abbiamo niente. Qui invece abbiamo il banner di Zac che discuteremo in un video a parte, perché parleremo ovviamente del video, cioè parleremo ovviamente del banner di Zac e discuteremo un pochettino di questa roba. Va bene. Detto ciò, non penso che ci sia altro di cui parlare. Questo era il nuovo aggiornamento di Final Fantasy VII Crisis. Quindi, ragazzi, mi raccomando, divertitevi, dateci sotto. Buona fortuna se ovviamente pullerete nei vari banner. E noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye.